Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi siamo di unboxing. Abbiamo ricevuto quello che abbiamo acquistato su Amazon ultimamente e volevo condividervelo. Allora, per prima cosa abbiamo una nuova telecamerina. Poi dopo, magari più in là, vi farò una recensione di come funziona. E vediamo che cosa ci sta. Oh, un fantastico manometro, si vede? Questo mi serviva proprio. È il manometro per sgonfiare le gomme e vedere la pressione giusta. Questo va subito al garage. Poi, questo è cos'è? Non mi ricordo più. Vediamo che ci hanno mandato. Dei fantastici portabatterie per la GoPro. Questi sono veramente utili da mettere in borsetta. Oh, che bello, una nuova batteria per la GoPro. Un coprilente, quindi protettore da attaccare, da non attaccare. E poi ecco che cos'è, un fantastico caricabatterie portatile per le batterie della GoPro. Un comodissimo portabatterie marcato. Vediamo un po' se così si vede meglio. Sì, bello questo. Porta batterie piccoline, così non le perdi in borsa. Questo è proprio bello. E poi luccissi in fondo, una fantastica micro SD nuova da 64 giga. Vi volevo spiegare perché ho preso questo tipo di SD card. Questa SD card è particolare perché riesce a fare il recording dei video in 4K e soprattutto ha una velocità di lettura e scrittura adeguate per delle registrazioni a 60 fps. Questo mi piace proprio. Questo proprio lo volevo. Ah, che bello! Ci stanno pure altre due batterie incorporate. Fantastico. Una e due, più un'altra 3, bella. Speriamo che siano compatibili anche con quest'altra di Action Camera. Bellissimo questo cosettino. Tac, si apre tutto marchiato. Charge GoPro Type-C, bello. Pure al tatto, si sente che è fatto di un buon materiale. Ne carica 3 per volta, il che è una cosa fantastica. Vediamo qua come ci si mette. Così, uno, due e tre. Poi cavetto USB, fantastico. Si mancano sempre. Poi USB-C, buono. E metto qua. Che bello. Allora, LED di status dietro per vedere che sta acceso, LED di status avanti perché stanno in carica. Niente male. Adesso passiamo al pezzo forte, la nostra nuova videocamera. Oh, quanta roba! Manualetti di istruzioni, tac. Poi, non lo so, questa una cover mezza aperta, bucata, forse sarà quello del gimbal, boh. Fantastici attacchi nuovi che si fanno sempre comodo. Oh, che bello, un telecomando. Niente male. Attacchi strani. Oh, questo mi serviva proprio.
che quello della GoPro mi si è rotto. No, e questa qua mi pare di aver letto che è il frontalino per poter usare il touch direttamente con la videocamera chiusa dentro la custodia impermeabile. Oh, finalmente è libera. Questo mettiamo tutto qua appoggiato. Allora, questo aggeggio serve da incastrare qui per non far vibrare la telecamera se la montiamo sulla moto. La telecamerina, anch'essa sembra abbastanza robusta. In mano il materiale mi sembra veramente buono. Vediamo un po', accendiamola. Accendiamo la prima accensione. Oh, quanti led! Si può selezionare anche come lingua italiano. Vediamo, facciamo una piccola registrazione. È ben stabilizzato. Qua non si muove una virgola. Inquadriamo la GoPro. Racchete. Inquadro me. Ciao ragazzi. Ok. Molto contento e soddisfatto degli acquisti. Adesso non ci resta altro che provarli in campo. E con questo, ragazzi, vi voglio salutare. Se vi è piaciuto il video, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e restate sintonizzati per le prossime recensioni più accurate dei pezzettini che mi sono comprato. Ciao ragazzi.